Ragazzi, sono Peschi 92, siamo a Colle Tempesta su Elden Ring. Allora, in questo episodio, l'ultima volta, fatemi ricordare, ecco, eravamo arrivati qua, alle gallerie di Sepolcride. Adesso io ritorno qui. Ero ritornato da solo soltanto per provare a farmare un po' di mostri, ma non è che in realtà l'ho fatto, quindi ricominciamo da qui, da dove ci eravamo lasciati, anche perché qui ho visto un'icona interessante, che è quella di un cannocchiale. Esatto. Chi è? Ci daresti una mano di grazia? Chi è? Foglia capillare. Cosa fa la foglia capillare? Could you help us out, Cully? Ah, ecco. What'd you go and do that for? Cos'è? Yes, I remember. Some clod turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bog. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Poverino. Whatever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Aspettate che... Ok. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Fungo. Or, well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and then I'd be of some real use to you. Right, but I'm frightened of them. My knees start knocking. Caverna sulla costa. That awful cave. Right, Ok. I'm Poi voglio vedere. Telescopi occhio di falco. Usa telescopi occhio di falco sparsi in diverse aree per scrutare l'orizzonte nella direzione in cui il telescopio è puntato. Aumenta e riduce l'ingrandimento. Molto semplicemente. Ah, wow. Dov'è sta cosa? Allora, io dovrei essere qua sotto. Voi parlate di una caverna sulla costa. La costa dovrebbe essere di là. Non lo so. O lì. Chi può dirlo? Wow. Aia, come ti guarda?
Basta. Scappa, eh. Pensavo combattessero, invece no. E loro lasciamo così. Quello dalle ceneri, quella palla. Il che è molto interessante. Il problema è che c'è quello a cavallo più che i soldatini lì. Giusto in tempo. Determinazione. Cavallo si risolve tutto, o quasi. Questa è l'aria tanto cattiva. Via. Proviamo di qua per le praterie. Guarda la gente, incredibile. Ok, mi ha visto? Sì. Aiuto. Sono delle case abbandonate laggiù, andiamo laggiù. Case abbandonate. Molto bene, abbiamo la grazia. E riposeremo qui. Ovviamente il livello no. E pa, pa, pa. Ah, rune maggiori, ecco, non ho fatto questo l'altra volta, dopo aver staccato, ho provato un attimo così, e non mi ricordavo che in questo menu non c'ero entrato, per cui vi faccio vedere il tutorial, ovvero nel menu rune maggiore puoi equipaggiare le rune maggiori di cui hai ripristinato i poteri. Infatti io ho ucciso Goldrick, ho preso la runa, l'ho ripristinata. E adesso posso equipaggiare quella runa. E in più posso usare una certa saetta runica per amplificare ulteriormente l'efficacia delle rune maggiori in uso. Ora io utilizzo questa di Godric che incrementa tutti gli attributi. E voilà, io ce l'ho equipaggiato. Ah, e inoltre nelle ampolle ho aggiunto una carica d'ampolla, adesso essendo due insufficienti, ma ecco, l'ho usata. Capanna dell'artista. Fai tensione trappola, in breve portale di teletrasporto. Cercate rovine, poi prova sud. Guarda vista splendida, tanto più visioni di sacrificio. Portare, ma stiamo scherzando? Dunque, cerca rovine, suppongo queste.
E poi prova a sud. Quindi di qua. Ma maledetto. Non lo so, eh. Qui sto andando a nord, però. Cosa abbiamo qui? Tic. Guarda che bello. No, no, no. È andata bene. Oddio, un orso. Non te la prendi con me, vero? Sì. Ah, più di un orso ci sono. Bene, bene, bene. Non volevo disturbare il vostro sonno e non voglio rubare soprattutto il vostro miele, quindi state tranquilli e lasciatemi in pace. Quello è grosso però. Ed è una scimmia, non è un orso. Che cos'è? Lupi, ok. Ramoscello sacrificale. Oh mio Dio, questi danno avvelenamento. Sì, dai, facciamo un pochino di scorta. No, no, ma avvelenate se volete, allora, qui c'è una cosa per torrente, per salire. E va bene. Però voglio provare un attimo qua. Girasole aureo appassito. Che cos'è? Un cimitero? Ci sono tanti oggetti, il lupo l'ho visto. Ah dai. Più resistente. Ok, ce n'è un altro lì. Dai, dai. Avanti il prossimo. Ok. Quanti sono? Finito. Bene. Rune auree, tante rune auree. Sì. Fungo, fungo.
ancora lupi, incredibile. Avanti il prossimo. Avanti il prossimo. Avanti il prossimo. Finiti. Ah, sono pinguini? Sono pinguini? Carini. No, il loot. Che non si sa mai, eh. Questo era qui da solo. Pare strano. Mi aspettavo una grazia qua su, sinceramente. Che cosa sono queste cose? Non mi attaccano, lo apprezzo. Qui c'è uno che strisce. Va bene. Anche lì. Lì c'è una cosa. Non capisco se il mare è il riflesso tipo della luna che non c'è. Vabbè. Galera eterna delle miniere alacre? Oh mio Dio! Bellissimo! E Vittoria, evidentemente, quando esci da lì. Vittoria, quando? Ah, quindi fortuna. Per prima cosa lupo. Ok, non insisterei tanto al momento. Sono di un livello scarso che è meglio non voglio approfittarne. C'è tipo uno scheletro gargoyle. Che cazzo è? Oddio. Non mi state molto simpatici, ragazzi. Io non sono scheletri comunque. Il gran randello, ok. Legaccio. Non so davvero dove sto andando. Ragazzi, sto andando a caso, ovviamente, ma non sto trovando, oh mio Dio.
Ecco che morivo. Cosa c'è di qua? Stavo dicendo, non sto trovando niente di che. Torna indietro? Ma sì, ragazzi, sbagliate, come fai a saltare? Ma io oso. Vedi? Penisola del pianto, grande. Vorrei trovare la mappa. Adesso non so se riuscirò. Innanzitutto l'ideale sarebbe prendere. Oh Gesù! Che cos'era? No, distrugge pure tutto, ma stiamo scherzando. No, no, no. Foglia capillare. Cioè, non mi aspettavo allora che qui potessi usare il cavallo. Ecco, ecco che adesso crepo, ma anche male, eh. Basta! Allora. Eccolo quello grande. Ma cosa? Direi che il cavallo è il nostro migliore amico. Bene, dai, fattibile. Ok, novità, bastone della regina semiumana e esplosione di cristallo. Bello. Allora, scaglia una scarica di schegge cristalline di scinti pietra e una stregoneria. È probabilmente quella che mi ha scagliato prima. Mentre. Mentre. Il gran randello, eccolo. Bastone della regina, al di là del fatto che non posso metterla perché serve 10 di intelligenza, ma è un bastone con nessuna abilità per il momento. Ok. Stregoneria incantesimi nei luoghi di grazia, puoi memorizzare stregoneria incantesimi per
Equipaggi un bastone per lanciare stregonerie o un sigillo sacro per invocare incantesimi. Lancio di stregonerie e incantesimi consuma PA. Cambio stregonerie e incantesimi con la freccia in alto. Se trovassi un luogo di grazia, però che cos'è qualcosa? Ah, quindi serve questi rumori a me non. Se trovassi un luogo di grazia, magari. Non sarebbe male. Quindi? Seguiamo l'amico. C'è un oggetto. Ok, dove mi porterà? Più avanti, caverna. Ok. Esatto. Fai attenzione, caverna, più avanti caverna. Fortuna. Fai attenzione, bestia, così per dire, più avanti boss. Caverna di Profundis. Sembra una cosa stile Harry Potter, ma ho trovato una grazia. Con la scusa. Ci fermiamo. Livello non se ne parla. La mappa io non so dove. Di solito ci dovrebbe essere. Ah, eccola qui. Senti, qui ci posso sempre ritornare. Quindi vado a prendere la mappa per iniziare. Così sblocchiamo almeno quest'area. Ok, e poi soprattutto adesso che ci penso sarebbe da tornare anche alla tavola rotonda, visto che ho ucciso anche il primo boss. Adesso che ci penso, un'altra grazia, perfetto. Ok. Tante bestie. Qui c'è un cavallo, ci passiamo larghi. Più che cavallo a me mi sembra, non lo so. È un cavallo, siamo sicuri? Però lì c'è anche. Ma guarda, un venditore e un punto di grazia. Direi di fare così. E tu cosa venderai? Allora, i soliti pugnali, la pietra da forgiatura, vaso, chiave della spada di pietra, ok, per aprire il dungeon, spada bastarda con un'abilità, gruppi di semiumani, messaggio venduto al mercato contiene informazioni relative a dei mostri semiumani. Ok,
incrementa i punti vita, lo scudo con la parata e un'armatura. Guarda, compro giusto questa per gruppo di semimari. Uccidi per primo il capo dei gruppi di semiumani per diffondere panico e sconforto tra i suoi seguaci. Ciò che sembra che non vuol dire niente, ma sicuramente significa qualcosa. Allora, la mappa è lì. Posso usare la mappa al momento. Wow! Ma sei fuori? Ma è uno con un arco enorme, forse come quel gigante che c'era sul ponte. Giusto, non posso usare. Ah. Ok, facciamo così. Hai trovato una nuova mappa, Penisola del Pianto. Esatto, tutta questa zona qui. Ok, lì c'è il mercante. E mi indica di andare verso dove mi sparava praticamente. Va bene, allora per ora mi fermo qui perché se no andrei troppo alla lunga secondo me. La prossima volta però devo andare, anzi dovrei tornare. Dov'è che? Eccola. Qui, alla tavola della grazia perduta. E probabilmente la prossima volta ritornerò lì per vedere se c'è qualcosa di nuovo. Quindi, nel mentre ragazzi, vi prego di supportare il canale con un like al video e se volete condividere il video, ve ne sono veramente grato. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.